Tornare a produrre in Italia per dare un nuovo impulso all'economia è un imperativo assoluto che si è avverato grazie a una fattiva collaborazione di Confartigianato Veneto con Telethon, grazie ad una proposta degli artigiani veneti, come spiega Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto. Ma credo che sia straordinario che da un'idea venuta agli artigiani veneti, che hanno chiesto a Telethon, ma perché non produciamo noi ciò che voi donate per fare raccolta fondi per le malattie rare, per la ricerca? Da un'idea così, che sembrava una provocazione, quest'anno gli artigiani veneti producono le 130.000 sciarpe che verranno distribuite e i 50.000 cuori di cioccolata che verranno sulle piazze distribuite per fare raccolta fondi. E allora unire il Made in Italy, il Made in Veneto, la grande qualità alla ricerca, alla generosità dei nostri cittadini italiani, beh, credo sia una bella giornata, e la Regione Veneto, che ospita questa promozione di iniziativa, è orgogliosa di condividere questo progetto. Un committente di grande prestigio e valenza sociale si è incontrato con aziende altamente specializzate in grado di garantire prodotti di alta qualità a prezzi molto simili a quelli di prodotti esteri di difficile tracciabilità e qualità inferiore. Rivalutare il Made in Italy è un'opportunità per le aziende, ma anche per l'acquirente, che ha maggiore consapevolezza di ciò che acquista. Così Telethon parte dal Veneto per la produzione delle sciarpe che aiutano a raccogliere fondi. 11 laboratori artigiani che si trovano tra le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno hanno realizzato tra luglio e ottobre di quest'anno 130.000 sciarpe per la maratona Telethon di dicembre. Francesca Pasinelli, direttrice generale di Telethon, ha sottolineato come la sciarpa Telethon sia diventata negli anni un simbolo. Adesso, essendo stata prodotta in Italia, per il bene dell'economia del nostro paese che sostiene questa ricerca, ha creato uno scambio reciproco. Abbiamo anche scelto davvero di fare un po' del bene all'economia nei limiti delle nostre possibilità, perché sappiamo che questo è un momento difficile per gli italiani e sappiamo che sostenere l'azienda italiana significa sostenere il paese, e siccome è il paese che sostiene la nostra ricerca, questa reciprocità è il principio ispiratore di questo accordo. Secondo il presidente della Confartigianato, Giuseppe Sbalchiero, questo è l'inizio di un fattivo rapporto con Telethon. Infatti in futuro verranno prodotti anche altri oggetti per la raccolta fondi. Un risultato che è l'inizio di un percorso, perché prossimamente vedrà l'intesa con Confartigianato Veneto, con Telethon, anche su altri settori, su altri gadget. Quindi un'operazione di successo per questo. Abbiamo colpito nel segno, si produce in Italia, si produce il Made in, si produce di qualità, a un costo che è abbastanza simile a quello che viene commercializzato in Italia e prodotto in Cina. Secondo l'assessore Maria Luisa Coppola, come Telethon mette in primo piano la ricerca, così deve fare il Veneto, sottolineando l'importanza di un prodotto di qualità che viene prodotto da aziende altamente performanti. Noi dobbiamo, esattamente come Telethon, ricerca e mette in primo piano la ricerca e la sottolinea anche nella sensibilità che dà nelle azioni, appunto, che propone al grande pubblico. Altrettanto io credo debba fare la Regione del Veneto, in questo caso sicuramente attraverso Confartigianato, nella visione che è stata presentata stamattina nei confronti del consumatore, sottolineando bene qual è il valore aggiunto che ha un prodotto, non dico prodotto solo in Veneto, ma dico prodotto nel nostro paese. Quindi un Made in Italy che garantisce qualità innanzitutto, che garantisce anche tecniche di lavorazione all'avanguardia, che garantisce soprattutto condizioni di lavoro rispettose dei diritti umani, rispettose del lavoro minorile, rispettose di quanto appunto non accade, ahimè, in altri paesi dove magari prima si producevano questi articoli. Quindi un connubio straordinario che mette in primo luogo e in grande attenzione un'azione importante come quella di Telethon e la sostiene. Dall'altra parte c'entra le politiche anche regionali, sottolineando quanto il manifatturiero sia l'unica chiave vera di qualità per mantenere da noi non solo un sistema paese, ma anche un livello di occupazione, di creatività e di straordinaria capacità come quella dei nostri artigiani. L'entusiasmo è a mille, e la soddisfazione anche, ma soprattutto per avere
portato a casa in quanto l'ordine, gli ordini, ma anche perché aver aiutato il territorio veneto, cioè aver dato possibilità ancora agli artigiani, alle aziende di produrre qualcosa e di riuscire appunto in questo periodo che siamo di forte crisi. Ma il segnale qual è? Il segnale molto importante è quello di far rientrare che si possono fare le lavorazioni anche in Italia mettendo in moto tutta quell'aggregazione che noi stiamo insegnando da anni e stiamo proponendo, perché è quello che salva l'Italia, è quello che salva il nostro comparto del sistema moda. Quali sono le caratteristiche principali delle imprese venete contoterziste della moda? La capacità e la duttilità, il saper trovare nuove lavorazioni, dare risposte al committente in maniera velocissima, immediata, creando anche nuove forme di lavorazione che certe volte lo stilista, chi ha l'idea, non riesce a trasportare in realtà, mentre noi artigiani con la nostra manualità, la nostra esperienza, la nostra storia alle spalle siamo bravi, veramente bravi a ottenere un risultato.